So, hello my friends. How's it going? Ok. Cosa stavo facendo? Ah, sì. Devo fare la cosa dei miei gadget. Adesso vediamo oggi cosa faccio. Penso che apparentemente c'è un po' di cose. A casa. Oh, se riesco faccio una videochiamata con un mio amico. Sinceramente non voglio riuscire da solo. A base. Non c'è proprio voglia di uscire da solo. Allora, io ho notato che funziona bene in sto domenica. Aspetta un attimo. Water comes in Ok, many bravo. flavors to the discerning palate. Bravo, Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Liyue has an enduring aftertaste. In Inazuma. bravo. What are you saying, Judge? I don't care. Vabbè, possiamo fare due volte questo. Speriamo che lei la potrà sostituire Kokome. Ma i miei dubbi, nel senso che probabilmente sì. Però devo fare più attenzione a quello che faccio. Ma Quietly now. Take it easy. Here comes the catch. Light it up. In effetti mi immagino una stringless con lei, non la stringless, quello di lama che gli ho dato. Mia. In teoria la ultimate se la può fare. E da sola, in base a quella. Però secondo me non spara, nel senso che io non la voglio usare così. Comunque. Bonus danno da dentro da poi, seriamente. Perché Pyro non potevi mettere acqua. Lei vorrei costruire un pochettino meglio, perché se non abbiamo un healer la costruisco male. Cavoli miei. Fantastic. Anyway. Ma in due ce la facciamo, in tre ce la facciamo. Che cammino. Ah, che devo farlo solo più una volta. Enorme. Se questo non è giapponese non so che c'è. Ah, non c'è, dai. A me un po' mi dispiace che non sono riuscito a prendermi Eevee. Sarebbe stato un ottimo personaggio, ma la base è che non fa niente. Quanto euro fa da main? Ah, ok. Altra acqua, aspetta, aspetta. Facciamo allora. Tirare non mi ricordo se c'è tutti i manufatti. Prendiamo io. Prendiamo visione. Sembra che Kirari ha tolto la spada. Però Yaya dovrebbe avere ancora
Chi ha? Sì, chi ha? E Yaya invece deve avere ancora tutto. Non mi ha ancora tolto roba. Comunque. Non c'era troppa acqua, secondo me. Magari ci impieghiamo di più, questo non è buono. Però vabbè. Gatto, vorrei capire che dobbiamo ammazzare. Ognuno fa quello che vuole. Facilissimo evitare i boss e i personaggi grandi come è impiegato un minuto. Stavo esplorando su me, per quello che c'è sto rush. La gente ti guarda strano, sei su rush? No, non lo so. Probabilmente no. Ancora con sti armi antichi, mamma. Camera? Ecco. Ancora con sti armi antichi. Comunque. I'm sorry, dudes. I know. I suck. Finito io. Beh, schifo no, insomma. Non posso farci niente. Ai. Mamma. Adesso vediamo. Leila. La signora Leila. Dovrebbe essere... Wow. E volendo possiamo anche farci Dione, perché Dione è un'Iva. Ho anche pensato. Che ce l'abbiamo un C1. Dione. C1, C2, vabbè. Lei invece è... Greci. Mentre si è iniziato a pensare, sarà generato uno per ogni membro del gruppo vicino, non potete da una cortina o niente. Questo è più forse per un modificatore. Vabbè. L'assorbimento dello scudo è aumentato del 20%, o meglio così. Vita cos'è? Perseveranza di 1000 liti. Me lo guardo sempre qua. Ah, ma dai, ma che. Non lo vuole nessuno. Ora mi sa che siamo obbligati a mettere l'attacco. Però dobbiamo trovare qualcosa che fa PS. Possibile che continua a dare cose che fanno schifo. Carica energia, PS, non credo, PS difesa. Questo va. Difesa, non critico, PS attacco. Era più questo. Non mi interessa il danno da critico. Attacco. Oh, bonus danno da pyro, PS. Chiesa ricarica energia, attacco, se no PS. PS, difesa. Attacco, difesa. Questo è quello vecchio. Avevamo attacco.
Questo sembra più decente. Due di difesa, una di attacco. Questo c'è due d'attacco, una di... non credo che ci serve proprio così tanto la difesa. Però la base è che onesta. Credo che metto questo. Vabbè, tanto dobbiamo ancora farlo, non ci dà un cacchio. Qui siamo obbligati a mettere attacco. L'unica cosa è quella. Almeno non avere una cosa per percentuale PS. Ma non so cosa. Questo potrebbe essere quello che ci prendiamo. Qua forse. Vediamo adesso. Vabbè, in ogni caso, se uno abbiamo trovato, forse due, forse con questo. Schifo. Vabbè. Comunque, a me l'avevo già dato. Infatti, ho fatto bene a non prendere. Allora, quel pochettino è. Abbiamo 100.000 di ste armi. Fate di farina, sì. E penso che a livello 5 sarà 100%. Credo che spammeremo moneta, dai. Comunque. Cesta, io ho preso qualcosa, che c'è sempre una cesta in sfondo, sì, ho preso. Che la gente non piglia. No, teniamoci a Srush. Oggetti forgiati, Nazuma, Sumero. Questo. Io non so perché ho letto oggetti forgiati. Boh. Tanta voglia di giocare. Nel senso che è il mio giorno libero, quindi vorrei fare qualcosa di diverso. Non stare qua tutto il giorno. Dove? Ci sta, I guess, ma non mi sembra il caso. Potrà sfidare. Ah, non c'è. Ah, devo proprio fare il peasant così. Perché se no è troppo facile. Questo lo riesco sempre a beccare dove c'è il fiume. Ah, sto giorno. Sembrerebbe. Peccato. Proprio avanti. Un'altra volta ho beccato un po' indietro. Completa la sfida a tempo. Fammi questi domini. Che facciamo voi? Ah, figato, è una pessima idea. E dopo. Che sono molti, che ci sono cose buone dentro. Anche magari un po' di pezzi di storia, guess, però semplicemente non gioco. Mi dispiacerebbe fare le missioni di Naida, a dire la verità, vedere come finisce. Però alla fin fine, appunto, oggi è il mio giorno di riposo, vorrei fare qualcos'altro. E anche se non vado a farmi un giro, almeno stare qua, ascoltarmi la musica, qualsiasi cosa. Busted. You said. By royal decree. Time for a light show. And you did the congratulations. I'm trying to get a moment for this here. So. Aggiustando il naso, I guess. Per non dire che mi stavo. Reveal thyself.
Focus. No, non è vero. Che morto. Sembra un video resting. Io mi metto tranquillo, boh. Anche perché non voglio di farmi bunkerato, nel senso che almeno aiutare. Almeno aiutare i miei a fare le cose. Insomma. Che musica. Martellate sui funghi. Provare una cosa. La cosa più utile di Yelan è questa. Esatto. Costruirsi Yelan solo per cose dei funghi. Le sfide dei funghi. Le sfide dei funghi. Dice una persona normalissima. Ti guarda proprio. Eh sì, sono arrivato su Mero, ci sono queste sfide dei funghi che... Hold up. Pensavo che era di nuovo il milionario tu, chiamato. Una galla, questa volta. Capelli rosa quello. Miau. Che facendo? È una direttrice dell'albergo. Quindi piena di soldi. Cercando i miei gattini. Non so che ti rispondo al mio richiamo. Forse c'è qualcosa che non va nella mia pronuncia oggi. Sto chiamando da un sacco di tempo, ma nessuno dirò la risposta. Comunque, cosa intendevi dire con c'è qualcosa che non va con la pronuncia? Puoi chiamarli per nome? Quello lì della pronuncia. Beh, in realtà li stavo chiamando per nome, nel linguaggio dei gatti. Beh, giusto. Dopotutto non è detto che capiscono se li chiami nella nostra lingua. Beh, non ha senso. Non ha tutti i torti. Ogni modo non coccatero nulla, continuo a urlare in questo modo. Ti vedi la gente in giro, miau, che urla. Gente non entra più in quell'albergo. Immagini. Miau. Miau. Aspetta. Beh. Oggettore, vorrei farti una domanda seria. Ci penso. Mi piacerebbe imparare il linguaggio dei gatti. Direi che ci insegnerai a parlare con i gatti. Ho già parlato con dei gatti. In effetti abbiamo già parlato con dei gatti. Riferisce a Neko? A lei non conta. A parlare la nostra lingua. Mi piace che si ricorda di Neko. Esattamente. Tuttavia in cambio dovrai aiutarmi a trovare un gatto. Dei 50. In Bacanicità abbiamo un suo proprio modo di cercare gatti. È vero. Basta pensare che ormai abbiamo aiutato varie persone a cercare i loro gatti in un bel po' di città. In effetti. Quindi possiamo dire che tutti amano i gatti, no? O comunque che tutti coloro che possiedono un gatto hanno lo stesso problema? Scappano tutti. Allora siete d'accordo? Lo apprezzo. Molto! Adesso ascoltate attentamente questo. Allora, ascoltate attentamente, questo è un abbozzo di uno schema del linguaggio dei gatti che sto lavorando da molto tempo.
Dovrebbe essere una ricercatrice dell'Accademia, da quanto sappiamo. Anche se c'è scritto direttrice dell'albergo. No, sto scherzando. D'albergo, non dell'albergo. Beh, questo non è un albergo in effetti, ma... Gattino che oggi è sgattaiolato fuori per cercare da mangiare, è pelo grigio scuro, si chiama Nargis. Se vuoi chiamare una lingua felina devi dire miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Ricorda di enfatizzare più o meno, di pronunciare rapidamente miau miau. Ah, allora l'ho fatto giusto. Aspetta un attimo, lascia che ti scrivi una nota. Allora inizia a scrivere delle note. Beh, tutta una scusa per ingaggiarci alla ricerca dei suoi gatti. Spero che la conversazione con il gattino vada bene. Cerca Nargis. Ah, ok, ci sono i metri, stavo dicendo, devo cercarlo per tutto su me, ti prego. Posso buttare di sopra? Dov'è sto gatto? Neonagis. Portami Paimon, pensa che un gatto stia miagolando, deve essere vicino. Lo sento. Sembra preso da una crisi esistenziale, ma lo prendo. Ale. Agis, sei pazzo. Miau. Miau. Miau, miau. Va, tocca a te. Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Ma che si svolta sulle spalle, le tue spalle, wow. È piuttosto agile per essere un mangiato. Ah, ce l'abbiamo sulle spalle, che cosa carina. Immagino cosa ci ha detto nella sua lingua. Non più scherzo, che sai. Voglio andare a quella della mia padroncina, quella lì mi bestemmia sempre, mia golese. È una maleducata. Immagino. Crede di essere un'esperta, tira certi bestemmioni, mia golese. I gatti da paraggi scappano tutti via. Dice, this is a lonely, sad. I gatti, ti vedi i gatti che fanno così. Oh, hai recuperato il gattino, ragazzi. Mi sembra che te la sei cavata piuttosto bene con il linguaggio dei gatti. Sì, me l'hai detto 100.000 volte cosa devo pronunciare, quindi me lo ricordo a memoria da un minuto all'altro. Prendi il tuo compenso. Non sono molte le persone che riescono a prendere il linguaggio dei gatti così velocemente. Potresti essermi in aiuto in futuro, sai? Miau! Ehi, ora puoi tornare a parlare la nostra lingua. La signorina Sara non è un gatto. Dalla tua espressione si capisce che volevi dire con piacere. Ma la tua pronuncia può ancora essere migliorata. Iter ci prova con la signorina Sara. Ma va bene così, continuiamo a insegnarti nel linguaggio dei gatti e impareremo insieme. I guess. Anyway. Ti aiuta?
Live, sì. Le scene le ho chiamate tutte in inglese. Logicamente sono un inglesino. Ad Astra Abyssosk. Un inglese nato nel paese sbagliato. Rischiate che compensa. Thank you for completing to- no, non sono in inglese, sono italiano al 100%. Però. Ogni tanto. Non mi frega. Qua siamo già a livello 6. Non male, stiamo procedendo bene. E l'altro mese avevamo preso l'ignognostico, ma adesso lo prendo poi. Me lo prendo poi al massimo al mio compleanno. No, non so, mi faccio un regalo. Al posto di comprarmi un gioco da 80 euro, ne spendo 20. E gioco a Genshin. Non è male come idea. Oppure me mi tengo i soldi in saccoccia e va bene. Comunque. La telecamera la tolgo ancora perché c'ho ospiti in camera. Wow, quanto ci vorrà per finire questa roba. A parte che devo far questo. Sarà arrivato a 12 ore, un giorno, due giorni. Due giorni ci facciamo questa roba. Forte. Conta spendente da comprare. Fa venire mal di testa. So. Ah, ma perché funziona? Va col mouse. E però se è il mouse con la sensibilità 300.000. Mettiamo poi personaggio decente. Beh, Utau è decente, però aspetterò tipo la Raiden decente. Vediamo. O Furina, però prima di pullare per Furina voglio vedere con attenzione. Dai. Dovrebbe applaudirti se lo colpisci. ti prende per il piede. Bravo, bravo. non so, non c'è tanta voglia di farmi la storia, nel senso perché anche tanta voglia di esplorare. Pamma la pesca. Ho già sentito Pamma. Ma non mi ricordo in che gioco. Quasi quasi mi mollo qua. Funzionare del filo. Ah. Si stanno insultando a vicenda. Le tasse, ti dico, le tasse. Vabbè, insomma, intero trasporto qua. Va bene così. Spero da mezz'ora che la streamiamo, ma onestamente. A parte che, appunto, c'è una probabilità che devo andare a lavorare. Vediamo. Io spero di. Voglio andarmi a fare un giro e vediamo. Oh, mi metto qua con Katherine. Vi saluto. Mi piace di più ieri quando c'ho l'arco. Non so. Sinceramente che sta bene l'arco. Ma Fisk. Sì e no. I guess yes. Non so, più o meno. Ecco qua mica è stranissimo il suo
Sembra che non vi appartiene neanche, però sembra una cosa che ha preso da Enkanomi. La codicemia ha senso. Sta abbastanza bene. Vabbè. Ciao allora. Vediamo. Uguale, non vado tutto. Vediamo quando ci vediamo. Ciao, ciao. Oggi non c'ho la telecamera, ma non posso neanche accendere perché c'ho ospiti. Ciao.